Due squadre campane in Serie A, dettaglio già chiaro per la prossima stagione, salvezza aritmetica centrata anche dalla Givova Scafati, ufficialità arrivata in settimana dalla Lega Basket Serie A, con tutte le evoluzioni di risultati e classifica. 27esima giornata chiusa con le vittorie di Scafati sulla Open Job Metis Varese e di Napoli sul banco di Sardegna Sassari. La Gevi di coach Igor Milicic ha chiuso la striscia negativa conquistando due punti che hanno rilanciato gli azzurri in chiave playoff. Most important things, we share the ball, we find open guys. 22 assist, 8 palle perse, questo significa che abbiamo giocato in maniera intelligente, abbiamo condiviso la palla, quindi questa è la prima ragione che ci ha portato a vincere. Il secondo, abbiamo provato a difendere forte mettendo lotta in campo in questa fase del gioco. Questi dovranno essere i criteri anche per affrontare le ultime tre partite, di giocare una buona difesa e condividere e passarsi la palla. Non è semplice, ma è così. Questa è una gara delle ultime quattro, adesso ne abbiamo altre tre. Ci siamo messi però nelle condizioni di poter provare a fare qualcosa di grande, e questo è importante, e sicuramente vincere è molto meglio che Nuova sfida cruciale per l'accesso alla post-season, altro match casalingo, Napoli ospiterà la Dolomiti Energia Trentino. Questo viene fuori dall'essersi ritrovati in una spalle al muro, senza una via di uscita, quindi ognuno è consapevole che deve dare il suo meglio per la squadra. Non esistono gli individui, non esiste il me stesso, esiste il noi. E il maggior numero di noi che si comporta in questo modo, più avremo possibilità di fare meglio e di poter dimostrare, come già fatto durante l'anno, di poter fare buone cose. Avevamo un obiettivo che l'abbiamo portato a casa, che era la salvezza. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario portando a casa la Coppa, ma adesso davanti a noi c'è comunque un altro obiettivo ed è compito nostro, compito di ognuno di noi, mettere il più possibile se stessi a servizio della squadra per raggiungerlo. Scafati ha superato invece la Open Job Metis di coach Tom Bialazewski. Nel post-gara il tecnico di New York ha sottolineato il disappunto per la prova del suo roster. Obviously, big disappointment. Venivamo da una partita come quella di settimana scorsa, con fatta di grande energia. Sono deluso soprattutto dell'approccio alla partita, dove abbiamo letteralmente lasciato ogni cosa a Scafati e non siamo mai riusciti a fermarli, soprattutto in avvio. And they were making chance. Per Scafati salvezza aritmetica, ma anche l'obbligo di chiudere nel migliore dei modi la stagione, perché comunque persiste lo spiraglio playoff. Un compito di 21 giorni da fare, che è quello di non disperdere tutto quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo ancora tre partite, domenica prossima andiamo in casa dell'Olimpia di Milano, Scafati va a Milano a giocare con l'Olimpia, poi riceviamo Sassari e poi andiamo a giocare il derby a Napoli. Io non parlo più di quella cosa di cui vi parlavo, perché sto diventando sempre più scaramantico, quindi non mi piace. Però non si sa mai. E comunque finire la stagione lasciando nel ricordo di questi straordinari tifosi una squadra che ha combattuto fino alla fine e che non ha smesso, no, appena raggiunto l'obiettivo che la società ci aveva prefisso, sarebbe un bel modo di finire per tutti quanti noi. Ecco. La programmazione può nascere anche in queste settimane, dando risposte dopo il primo traguardo, quello immaginato in estate. Noi siamo tutti, tranne Alessandro, credo, forse lo sa, non lo so, sinceramente non lo so, siamo tutti in scadenza e sarà il proprietario a decidere come ripartire, perché l'anima di questa società, il traino, quello che spinge, è lui. Quindi ma adesso il problema non è pensare cosa succederà l'anno prossimo. Dobbiamo impegnarci a finire bene, perché è stato un campionato importante secondo me questo. Abbiamo avuto qualche passo falso, ma qui è stata battuta l'Olimpia dal mio collega, abbiamo battuto Tortona, cioè squadre con un budget incomparabile rispetto al nostro. Abbiamo giocato momenti di grande pallacanestro. Io dopo Trento, non ho molti amici nel mondo del basket, ma dopo Trento ho ricevuto da tutti i miei amici nel mondo del basket, nonostante avessimo perso un dolorosissimo 4 su 12 ai tiri liberi nell'ultimo quarto, ho ricevuto telefonate e complimenti a parte di tutti, perché abbiamo giocato una pallacanestro clamorosa. È quello al quale dobbiamo puntare, cioè cercare di produrre in queste ultime tre partite, sono 21 giorni,
il massimo di quello che possiamo fare. Naturalmente, anche se a me sto discorso che la pressione uccide i giocatori non lo sopporto, perché la pressione è l'anima del nostro mestiere. Quando per pressione intendiamo dover vincere le partite, non sarebbe come dire: sai, io vado in ufficio ogni giorno in comune alle 8, ma sono una pressione, cioè, ti pagano di lavorare, noi pagano, non quello del comune. Noi siamo pagati per cercare di vincere il maggior numero possibile di partite. Però ribadisco, io quello per il quale mi impegnerò, come mi sono sempre impegnato, sia nei momenti negativi che quelli positivi, a far sì che questa squadra capisca che abbiamo non il diritto, ma il dovere di finire giocando una pallacanestro di qualità. Perché ci sono stati, credetemi, ma credo che vedete pallacanestro da tanti anni quanto lo vedo io, anche questa sera abbiamo prodotto momenti di pallacanestro difensiva e offensiva di grandissima qualità. Disperdere questo patrimonio e aspettare la fine, che è un rischio che corriamo, aspettare la fine sarebbe peccato. Perché non parlo di vittorie e di sconfitte, parlo di prestazioni. In Serie B nazionale, vittoria contro la Gema Montecatini per la Delfes Avellino, qualificata per i play-off. Due punti oltremodo preziosi per il gruppo di coach Alessandro Crotti. Assolutamente, abbiamo fatto un secondo quarto un po' giocando al contrario, con un passaggio un tiro, e lì ne abbiamo un po' subito anche a livello difensivo, perché abbiamo perso il flow della partita. Poi terzo quarto abbiamo subito 25 punti in 20 minuti e ci è girata la partita. Dobbiamo partire da quello. Tra un po', quando inizieranno i playoff, penso che saranno le difese a comandare, il gioco si sposterà un po' più dentro l'area con meno ritmo. Anche lì ci devo trovare delle sbavature nostre, è stato un po' di confusione nelle situazioni di transizione, di contropiede, dove non siamo stati ordinati sul campo, abbiamo sbagliato proprio i posizionamenti e abbiamo fatto anche palle perse stupide proprio da situazioni dove entravamo nei giochi con vantaggio, nella transizione con vantaggio. Poi per il resto buona distribuzione a livello numerico su tutto, siamo riusciti a ridurre il gap a rimbalzo che avevamo nei primi due quarti, e quindi anche sul numero dei possessi siamo riusciti a avere un po' più ragione in partite dove si gioca punto a punto. Quello fa tutta la differenza del mondo. Secondo me si alzerà ulteriormente nel playoff, lo lascio da monito ai miei giocatori, ci saranno meno margini di errori, perché penso che stasera entrambe le squadre abbiano un po' sprecato in alcuni momenti della partita, Gemma quando è scappata avanti, noi nei primi due quarti, nel primo quarto comunque eravamo scappati avanti, nei playoff magari lasciano meno margine, però dal punto di vista dell'intensità fisica sicuramente sono partite adesso contando tanto per un posizionamento in classifica, ma soprattutto perché le squadre sono arrivate al top della condizione, del sistema di gioco e tutto, sono sicuramente partite che si avvicineranno molto al clima playoff. Clima playoff già definito verso l'ultimo turno di campionato. Diciamo che le palle perse sono nate da situazioni di transizione giocate male e dal voler cercare subito un target nei giochi dove cercavamo un passaggio per andare dove volevamo, ma chiaramente non è facile perché comunque anche Gemma ha un impianto difensivo di tutto rispetto. L'ultimo quarto abbiamo giocato un po' più in flusso, usando ribaltamenti, usando un po' più di ritmo, e quello ci ha permesso anche di togliere le sbavature fatte in precedenza. Sicuramente è stata una delle chiavi non aver perso più troppi palloni, anche perché comunque 21 palle perse non sono poche. Calcolando che a metà partita eravamo già a 12 o 13, adesso non ricordo bene, quindi insomma, e siamo partiti il terzo quarto con due palle perse, aggiungo io, quindi troppo alto il numero di palle perse. Poi sicuramente nel quarto quarto abbiamo fatto meglio, abbiamo attaccato meglio, siamo stati più in flusso e si è visto. Noi abbiamo fatto una scelta molto decisa di far spostare il gioco sui lunghi avversari, riempiendo molto l'area. E i primi due quarti per esempio Angelucci aveva fatto 2 su 4, ci aveva aperto il campo, e quello è stato comunque merito di Montecatini. Noi abbiamo rispettato la nostra scelta e poi sicuramente abbiamo messo una bella fisicità nel pitturato, e anche gli ultimi possessi comunque sono stati una bella battaglia con tanti contatti fisici, e questo faccio complimenti ai miei giocatori perché sono stati bravi. Sicuramente fuori casa, on the road, abbiamo un bel percorso, purtroppo abbiamo un'idiosincrasia nelle partite casalinghe, cercheremo di sistemare quello perché
È vero che abbiamo fatto molto bene fuori casa, ma abbiamo fatto anche tanti disastri in casa, anche con squadre alla portata o comunque in situazioni dove avevamo incanalato le partite, dove ci siamo scollegati completamente. Abbiamo questo male oscuro al Pala del Mauro a Avellino, cercheremo di migliorare quello soprattutto, poi è chiaro che il rendimento in trasferta lascia contenti e cercheremo di andare avanti così. Il derby campano del 33esimo turno è della Paper di Caserta sulla Geco PSA Sant'Antimo. La vittoria non basta, i bianconeri retrocedono aritmeticamente in Serie B interregionale. Il commento del coach della Partenope Marco Gandini. Ma credo innanzitutto che sia importante, guardando le statistiche, vedere quello che ha fatto la squadra. Abbiamo finito con 87 di valutazione noi e 70 loro. Ci ha condannato un po' la percentuale di tiro, che è l'unica cosa che non puoi controllare in una partita. E poi il fatto che siamo arrivati in fondo veramente senza energia, perché comunque in questa settimana abbiamo dovuto spremere i giocatori per provare a vincere con Livorno. Oggi era un'altra partita tostissima, sapevamo che sarebbero venuti qua a vendere cara la pelle. Mi spiace non aver vinto davanti a questo pubblico, però sappiamo che abbiamo un'altra partita domenica e noi i playoff li vogliamo agguantare comunque sia. Questa squadra non molla mai, anche oggi. Con veramente le ultime stille di energia abbiamo riprovato a metterla in piedi. Siamo in un momento di difficoltà perché giochiamo sostanzialmente con un lungo solo, perché Mike oggi è andato in campo, ma sinceramente non ce la fa fisicamente, non è che si tira indietro, è proprio che ha un problema fisico e non riesce a giocare. Ci ha provato e non ci è riuscito. Niente, dobbiamo ricaricare le pile e ripresentarci domenica con la voglia di andare a prenderci playoff fuori casa, che quest'anno è stato un po' il nostro tallone d'Achille, ma potrebbe diventare invece l'opportunità per fare festa su un campo esterno, cosa che quest'anno ci è riuscita poco. E come ho detto anche nelle partite precedenti, non ho niente da rimproverare alla squadra. Abbiamo fatto una partita gagliarda, è un'altra squadra che è venuta qua, è una squadra fisica, è una squadra che ha talento, è una squadra che retrocede ma non ha né il roster né il budget sinceramente per dover essere dov'è. Prospettiva playoff per la PSA. Dispiace non aver fatto festa con i nostri tifosi, ma vogliamo fare festa poi nei playoff, perché comunque se vinciamo a Omegna ci sarà sicuramente un'altra partita al Palapuca e noi vogliamo vincere a Omegna, vogliamo rivedere questo palazzetto pieno per i playoff, ci rimeritiamo, siamo stati sfortunati a livello di infortuni. Però non importa, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto fino adesso. Oggi abbiamo vinto a rimbalzo, ma nettamente anche con 9 rimbalzi in più, essendo sostanzialmente in tutte le posizioni del campo più piccoli, tolto Quarisa quando era accoppiato con Paci. Abbiamo fatto una partita ottima sotto il profilo del controllo delle palle perse, che era quello che volevamo fare. Dispiace sul più 15 aver fatto lì due errori banale, una palla persa in metà campo che ha aperto un contropiede, un rimbalzo offensivo che genera l'ultimo 3 punti da rimessi in partita, però sinceramente devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi. Finiscono le partite e hanno dato tutto e non gli si può dire assolutamente nulla dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista anche dell'attenzione, di come giocano, dell'intensità che ci mettono. Io veramente mi auguro di vincere a Omegna, perché questo gruppo è un gruppo sano, bello da allenare, che vive bene insieme, che ha portato tantissima gente oggi a vedere una partita di pallacanestro in un posto come Sant'Antimo, che comunque è un posto che è difficile perché la gente viene a vedere se è andato bene e non viene a vedere solo perché c'è la partita di pallacanestro, e quindi si meritano con tutto quello che io posso dargli di arrivare ai playoff. Sarebbe veramente il coronamento di un'annata fatta bene, programmata bene, gestita bene, che adesso sta arrivando un epilogo un po' sfortunato, ma non dobbiamo mollare un centimetro. Noi vogliamo i playoff, dobbiamo andarci a prendere Omegna, ce li meritiamo, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per arrivare a giocarci e adesso li giochiamo un'altra volta. La Lars Virtus Arechi Salerno di coach Nicola Amato ha superato la BPC Virtus Cassino e ha centrato il posto playout. Abbiamo fatto una partita forse la peggiore da quando sono il capoallenatore di questa squadra, perché siamo stati poco energici da subito, sicuramente sentivamo tutti tanto la partita, io in primis, lo staff sicuramente, abbiamo trasmesso forse un po' d'ansia alla squadra e invece di avere risultato di energia abbiamo avuto appunto risultato di ansia, un risultato di paura quasi. Faccio complimenti a Cassino perché è venuto qua a giocare la sua partita, anche se forse non aveva tutte le nostre motivazioni di classifica, è stata avanti 35 almeno minuti di partita,
veramente una grande pallacanestro. Loro, l'abbiamo detto in fase di presentazione, hanno dei giocatori che si possono accendere in un attimo, hanno fatto un tempo in cui hanno avuto delle percentuali clamorose, infatti hanno chiuso a 47 punti per poi chiudere a 77 alla fine, quindi vuol dire che siamo stati un po' più bravi, siamo tornati ai 15 punti di media per quarto, che è quello che vogliamo subire, subendo nel 30 il secondo tempo. Dal canto nostro, una partita in cui anche quando facevamo le scelte giuste non riuscivamo a fare canestro. Questa è una cosa che purtroppo ci ha condizionato l'umore e la tranquillità. E penso alla partita di Matrone, che ha fatto fatica ad entrare in partita, ma quella è un po' di tutti i nostri lunghi. E per questo abbiamo scelto poi di finire con un quintetto piccolo, con una Mattia da 5, anche lui a rientro all'infortunio ha fatto fatica. E però oggi come non mai devo fare un grande applauso ai nostri under, Capocotta e Spinelli, ci hanno ripreso la partita 2-3 volte, sono veramente molto orgoglioso di quello che hanno fatto, sono stati super, e se siamo ai playout gran parte è merito loro. Mi aspetto una partita di grande energia, mi aspetto una serie di grande energia, mi aspetto voglia di riparsi alla squadra, perché abbiamo fatto una brutta figura lì una settimana fa, e l'avevo detto già in settimana, io vorrei riprenderli perché mi dispiace che sia andata così la partita, spero che i ragazzi abbiano voglia di rivalsa. Sicuramente non abbiamo degli accoppiamenti facili con loro, ma questo sicuramente sarà vicendevole, e quindi adesso abbiamo 3 settimane, perché tra una settimana c'è Avellino, poi c'è un turno di pausa e poi andremo lì a giocare le prime due per prepararci al meglio, resettare, quello è totalmente un altro campionato e non possiamo e non dobbiamo essere brutti come siamo stati sabato scorso e come siamo stati anche in gran parte purtroppo della partita di oggi, anche se la posta in palio sicuramente ha influito. Finisco e concludo dicendo che volevo mandare un grande abbraccio a Gabriele Spizzichini, perché ha avuto un lutto importante questa settimana, è stato un professionista esemplare, si è allenato tutta la settimana, ha saltato solo ieri mattina per tornare a casa, e sicuramente questa cosa ha toccato anche un po' il suo umore, ma è stato veramente trainante per noi e ci tenevo a fare questo a mandargli questo abbraccio anche qui. Nell'ultimo turno di campionato il derby Delfes Virtus Arechi e le sfide Omegna Sant'Antimo e Caserta Piacenza. In Serie B interregionale, ultimi 40 minuti di seconda fase, il derby della Power Basket Salerno su Sala Consilina, sconfitta casalinga per Angri contro l'Orlandina. KO in trasferta a Piazza Armerina per la Scandone Avellino e per la Promo Basket Marigliano a Barcellona Pozzo di Gotto. Classifiche dei play-in con Salerno quarta, Sala Consilina quinta e Angri nel gruppo delle ultime nel raggruppamento Gold, Scandone quarta e Marigliano penultima in quello Silver. Cestistica Benevento già salva, ma reduce dal KO contro Rende. In Serie B femminile, la Sirio Salerno di coach Niego Smisnic ha conquistato il pass per il concentramento che varrà la Serie A2. Prima c'è la finale playoff regionale contro la Ferraro Group Ariano Irpino, sabato 27, gara 1 a Salerno. Non possiamo credere poco o tanto, dobbiamo credere e basta. Per questo siamo sul nostro percorso, sono molto soddisfatto delle prestazioni di ragazze, concentrazioni che hanno messo, venire a Battipaglia, giocare una partita così intensa contro ragazzi da Battipaglia e tenere concentrazione 40 minuti, veramente è una cosa che possiamo portare a casa e essere contenti. Stiamo, come abbiamo iniziato in prima partita, in seconda stiamo scaldando motori sempre di più, stiamo recuperando pezzi importanti per noi in ogni quarto, sempre di più, e bene, ci aspetta adesso finale, quello che, come dire, sono le partite molto 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 belle e intense. Giocheremo sabato prossimo a casa nostra contro Ariano Irpino e invito tutto il pubblico salentano e non solo amanti di pallacanestro e amanti di pallacanestro femminile soprattutto di venire, di sostenerci e di godere queste partite di finale. Io da parte mia posso dirvi che ci prepareremo per in settimana al meglio per dare spettacolo come sempre. È una squadra che abbiamo incontrato nella Coppa Italia, sicuramente è una squadra che si è misurata e sicuramente cercherà di trovare delle soluzioni. D'altro lato penso che anche noi siamo cresciuti, nonostante ci troviamo in questo momento di stagione dove, come abbiamo detto, un mese siamo stati assenti delle partite, penso che volontà e voglia da vincere che hanno queste ragazze va oltre di qualsiasi ostacolo. Stiamo difendendo un lavoro duro, un lavoro sudato, un sacrificio enorme. Per questo siamo felici di poter difendere tutto ciò.